con la nuova. Ok, andiamo a preparare i fronti dopo la seconda sessione. Visto che il mondo è cambiato così tanto, direi che è ora di metterci manina. Quindi li aggiorniamo. Esatto. Allora, le stakes question sono come si purifica un artefatto e cosa succede se non ho preso il tumore e come si purifica un artefatto la levo, perché avevamo risposto. Esatto. Ora, Belial non c'è più. Belial è da qualche parte, trama, la pietra è stata purificata, lui non lo so, c'è Allora, ancora un se, pianeta. lui esiste, ma non ha più esatto, collegamento col mondo. se Esatto. posso esprimere un parere, io lo terrei che è interessante e cercherà sicuramente un altro modo per. Esatto. Io E pensavo ad Onyx come suo prossimo cambiano i collegamento. green portent, cioè Belial cioè, slitta tutto di uno E ci oppure aggiungi Onyx, diventa il nuovo l'avatar di ospite. Belial. Oppure quello è Anzi, l'impendium. Onyx completa un rituale di ascensione. Ma quello è l'impending doom o un nuovo green portent? E un nuovo Green Portent. Oh, avevo letto Scusate, scopare l'isola di Andor. il visir rimane uguale. Il portale, oh, dimmi te, perché il portale in realtà si è spento. Il portale non c'è più. Suppongo che il fatto che io, se io fossi un no, Un MC. se io fossi uno studioso della Torre d'Avorio, un portale. sosterrei che i cercatori hanno ucciso Mondo e hanno, o almeno sono coinvolti, sia i cercatori sia i. Se i cercatori della luce, sia gli oscuri, sono coinvolti nella morte di Mondo e nella distruzione di una gemma. Esatto. Quindi a questo punto il pericolo sono i saggi della torre. La vendetta dei saggi della torre. Sì. Loro sono quindi o nemici arcani o l'ambiziosa organizzazione. Vediamo i nemici arcani cosa dice. I nemici arcani sono. Signore dei non morti, cercare immortalità? No. Mago pazzo, cercare potere magico. Artefatto senziente, trovare un. Mago pazzo ci può stare, eh? A questo punto. Cercare potere magico? Loro non cercano vendetta? Sì, scusa, sono abituato a forzare un po' troppo le cose, forse. Come organizzazione ambiziosa, fammi vedere, ce l'ho anch'io sotto mano. Probabilmente è misguided good a sto punto. Come scusa? È misguided good, bene deviato. Ah, tu dici perché la vendetta è. Vendetta a ogni costo, non sono manco su chi. Sì, può essere. Eccolo qua, dimensione L'impendium ambiziosa. è sempre guerra magica globale. Solo che cambiano i green portent completamente. Perché gli oscuri completano la prima spedizione, non possono più. I saggiatori attaccano gli oscuri, no. Viene rivelata l'identità del prescelto, non ha più senso. Cioè, è tutto fatto che i saggi della Torre d'Avorio attaccano sia il. Gli Cioè, oscuri. preparano la guerra sia contro i visiri che contro i cercatori di luce. Esatto, una rappresaglia più che altro che porterà a una guerra. Allora, Il primo portent. il primo portent, secondo me, è una riunione a cui La nota. sono presenti.
a cui sono presenti sia lì Don Chisciotte, come si chiama? Sir Burlesque. Sì, Gwen Fortesque. Sia Gwen Fortesque sia la tipa degli oscuri è il successore di Mondo a questo punto, suppongo. Una sorta di riunione per decidere cosa fare per portare si chiuso, durante la quale avviene un incidente diplomatico, in sostanza. Allora, scusa, dico, incidente diplomatico fra le fazioni, Esatto, che sì. è incidente diplomatico tra le fazioni. Cioè, sì, loro sono lì per dire che facciamo ora che il portale non c'è, e i maghi dicono, grazie al cazzo che non c'è, colpa vostra. La vostra, esatto, quindi prima incidente Esatto. diplomatico. Poi potrebbe essere tipo, allora, ricordiamoci che tipo, gli Oscuri finanziano segretamente i sapienti della Torre d'Avorio, quindi magari si alleano contro gli altri due. Cioè, gli Oscuri e i sapienti fanno un'alleanza segreta contro i visir e i ricercatori. Secondo me invece gli oscuri si allenano con i visir. Ma i visir vogliono Non gli gli Oscuri. oscuri, no scusi, i maghi si allenano con i visir. I maghi si allenano con i visir, ma i visir vogliono uccidere, distruggere il mondo. Mentre gli oscuri dicono, gli oscuri e i maghi volevano tutti e due studiare, cioè gli oscuri volevano studiare il portale, i saggi studiare la magia. Col portale spento e mondo morto hanno più robe in comune loro due, secondo me. Perché gli altri due invece sono uno che vuole annichilire il mondo, gli altri vogliono trovare il prescelto e sono i due più papabili che hanno ucciso mondo. Quindi Nessuno sono quelli che sospetterà fanno mai che perdere. siamo stati noi. Esatto, nessuno sospetterà mai questa cosa. Quindi alleanza segreta, si finanziavano già la vicenda, tra l'altro. Alleanza segreta tra gli oscuri e i saggi della Torre d'Avorio. Poi secondo te cosa succede? Innanzitutto la pasta è pronta. Ok, direi operazione di rappresaglia. Questa Contro chi? è una cosa lunga. Contro i cercatori di luce. L'alleanza segreta viene esposta. Rappresaglia dei cercatori di luce contro i maghi negli oscuri. Contro gli oscuri. E a questo punto riprenderei da prima. Il nuovo prescelto viene rivelata. Presuppongo che i visir trovino il nuovo prescelto e poi il nuovo prescelto muore. E a quel punto saltano tutte le alleanze e la gente si incolpa a vicenda e si fanno la guerra. Se per voi va bene, a me sembra un po' debole, ma vedremo. Visto che le cose tendono a cambiare, non mi preoccupo molto. Ah, infatti. No, infatti deve Poi. essere una indicazione su una linea d'azione per te per tenere le cose. Esatto. Poi, mentre noi eravamo in un altro tempo, in un altro spazio, i visir di Belial, c'era navi nere che partono da Andor. Si è verificato secondo te? Ma secondo me se non fate niente al riguardo in questa sessione si verifica. Anzi, si è verificato, dai. Perché noi siamo partiti, viaggio in mare noi, l'avrà fatto anche loro. Sì, si è verificato, sì. Probabilmente se non facciamo niente, fanno i templi in giro come Sì, prossimo sì. step. Esatto. Anche Quindi perché noi loro avranno fatto sappiamo partire le che. navi anche per cercarci. Esatto, quindi adesso fondamentalmente tutti i continenti pullulano divisi. È tutto un visir a perdita d'occhio. E a questo punto chiederei a Neve di mettere la capitale dei cosi, dei cercatori. Ma dici che sono andati anche là? No, però ci servirà perché se fanno l'alleanza, cioè la triplice alleanza, io la metterei qua. Sì.
Come si chiama la capitale? La capitale si chiama... A me piace Concordia. Beh, bello, piace anche a me. E come è fatto il terreno lì? C'è molta luce. Perché? No, niente, scherzavo. Era una stupidaggine. Sono stanco. Allora, dovrebbe essere tutto deserto lì, cioè Come Sahara, tutto tipo. deserto? Era già tutto deserto a sud. Sud non è deserto, sud è tipo wasteland, eh. Esatto. E cioè, tu come lo chiami, lo Westland? E le wasteland non sono esattamente È deserto. pieno di Polveroso, vita? Non è sabbia, è polvere. Sahara. Ah, perché Se no tu potrebbe intendi... essere, allora, altri posti potrebbe essere palude, fiumi, Ma tu intendi ghiaccio. arabeggiante? Sì, esatto. Allora, io sono indeciso tra l'arabeggiante e il nordico. Ah, considera che Nordico. nordico, ok, ghiaccio, fiordi, eccetera. Sì. Villa Polaris. Va bene, amici, io mi ritirerei per cenare. Sì. Ci vediamo tra non molto. Non Yes. molto. Intanto mi faccio un caffè. Vabbè, Ok. voglio. Però vi ascolto, mi Va muto bene. solo. Io riporto il computer nella stanza da letto. Roberto, ti muto, che tanto tu adesso te ne vai. A Se dopo. adesso te ne vai. Non resisto più. Vai, come faceva quella canzone? Se adesso te ne vai, io non resisto più. Vabbè, ma porta via con te i giorni che abbiamo passato assieme. Voilà, ma guarda che bell'effetto first person shooter. No, sai cosa sembra? Sembra un'inquadratura di Guy Ritchie in Gotham. L'ha usata nella prima puntata sul volto del protagonista che corre in giro per fare un inseguimento. Quindi, dove c'è il portale ci sono le Westland. Sì, che quindi sono terra desolata, grigia, vulcanica, polverosa. Aspetta che sto spostando una linea che non dovevo spostare. Ok. No, perché non mi fa disegnare a mano libera? Disegna a mano libera. Op. Ok. E dove c'è nuova ala? Cosa c'è? No, allora, sto facendo io. Ma non ti fa. No, così, ma non ti fa colorare così, eh? No, ma neanche se lo completo? No, devi fare così. Sì, Devo fare la forma libera? Beh, sto facendo io. Così. così è proprio brutto, eh? Cerca di farlo che segua un po' il contorno. Fatto. Veramente non... Cioè, vedo una balena qua in basso a destra. Quindi così. Ma c'ha questa punta in basso che è bruttina, eh? Quale punta in basso? Questa punta in basso, questa è a disegno. No, non mi fa disegnare, mi fa fare il quadrato e sto coso lo capirò quando sarà troppo tardi. Questa punta in basso. E pazienza, cioè. Pazienza, basta pazienza. Lo tagli via un pochino e Ma non si può. viene bello bello. Allora lo eliminiamo. Andor, abbiamo detto che è tipo una terra desolata con la neve, quindi è bianca. Sì. Torre d'Avorio, mi immagino che sia tipo tutta costiera, tipo Mediterraneo. La Torre d'Avorio è carina, sì, tipo la Grecia, la Spagna, l'Italia. Esattamente. Mentre Concordia è ghiacci, fiordi, Islanda, cose così. Esatto.
Anche perché Nuova Ala è pure quella, c'è pure lì il porto. Quindi i porti sono a Nuova Ala. Andu. Cioè ci sarà un porto anche a Vrai. Aspetta, avevamo detto che a Nuova Ala non c'era il porto. Sulla costa? Sei tipo Grecia? Per forza sulla costa. Sì, ma mi sa che era Roberto che aveva detto guarda, non è proprio sulla costa, però poi abbiamo detto vabbè. No, non è proprio sulla costa, perché la prima l'avevo messo al centro della mappa per sbaglio. Per quello ho detto non è sulla costa. Sì, che poi abbiamo detto ma come ci hanno portato direttamente là? Ma allora dovevamo portarci direttamente qua. E tu hai detto ma se questo è quello che succede quando chiedi per favore. Esatto. Ma non c'è la freccia dei venti. Ah, e adesso vai la forma freccia verso l'alto. Che indica il nord. Trasparente. Nero 4. Ma non è neanche malaccio, dai. No, infatti. Cos'è successo? No, ho fatto la rotta navale. Hai fatto la rotta navale. Ma quindi noi dalle rovine potremmo andare a Nuova Ala e poi non possiamo andare direttamente da Andur. No, perché fanno prima Concordia. A meno che non c'è un'altra rotta che fa Nuova Ala a Andur. Il fatto è che Andur tra un po' sparisce, quindi c'è anche questo problema. Ma quando è che esplode Andur, che non mi ricordo? Andur sparisce come portento... ciao, l'avevamo posticipato un sacco. Che ok, prima Onyx deve prima compiere il rituale per diventare l'avatar di Belial, poi fa scomparire Andor, poi scompare la luna, poi scompaiono tutte le capitali coi porti, poi scompaiono tutti i centri abitati e poi scompare il mondo. Ma scusa, scompare tutta l'isola di Andor o solo la città di Andor? Tutta l'isola di Andor. Cioè scompare un'isola intera, è grande come metà del territorio, del mondo. Evidentemente non è tanto abitata. Ok. Perché se tipo è neve, eccetera... No, oppure sai perché forse? Perché Andor, essendo la capitale dei Visir, sono tutti credenti. Ah, ok. E quindi è il primissimo posto in cui viene adempiuta la profezia di Belial, dove non c'è più nessuno che prova sofferenza. E quindi immediatamente l'isola è la prima cosa che proprio scompare. Cioè, è come se nel mondo ci fosse lì in mezzo un buco nero di creato. Poi, oddio, mi immagino che da nuovo... Il fatto è che rapporti erano i Visir con la torre? Commerciano, quindi ha molto senso che ci sia una rotta anche così da Nuova Ala fino a direttamente ad Andor. Ah sì, dai, perché commerciano. Anzi, sono più in buoni rapporti quelli della torre che non i cercatori di luce. Cioè i cercatori con i cercatori con la torre, che rapporti sono? Si aiutano a vicenda. Ok. Quindi ha senso che il centro di tutto sia Nuova Ala, eh? Perché Nuova Ala non ha nemici, eh? Fino a 10 minuti fa. No, anche... Sì, ok, cioè adesso... Nuova Ala non hanno nemici. Però c'è una, c'è una cosa che non abbiamo riportato e ci siamo dimenticati, che la magia è vista male. Tanto la magia tu l'hai fatta soltanto nel futurissimo, eh? Sì. Ma Nuova Ala studia la magia. No, ma loro studiano la magia.
No, Nuova Ala no. È la capitale. No. I saggi vogliono trovare, cioè vogliono studiare la magia, che è una fazione segreta. Nuova Ala è come se fosse. Scusa, è una fazione segreta. Scusa, è una fazione segreta che si chiama i Sapienti della Torre d'Avorio. Chissà, sì, chissà se... dove si nascondono. Sì, beh, perché è come dire che è la massoneria, cioè è l'eminenza grigia dietro il re di Nuova Ala o il Parlamento di Nuova Ala. Ma la Torre d'Avorio è chiaramente sotterranea, Marco. Ah, non è una torre è fisica. È fatta a forma di torre, però va in giù. Io l'ho proprio segnata, però. Infatti... Perché va in giù, è la prospettiva quella. Ma perché è 3D. Se tu guardi bene, va in giù. Perché già mi immaginavo... Che... Già mi immaginavo la nostra scalata per la torre, tipo la torre di Babilonia, con ad ogni livello un mostro di livello superiore. No, uguale, però andando in giù. Ah, ok. Come la Divina Commedia. Ah, ok. Ma poi non mi posso buttare. Ah, guarda che prima c'è stato. Sono stato tanto così da prenderti e lanciarci giù dalla torre. E invocare gli spiriti perché ci facessero atterrare. Chimeodusa. Tu. Sai quando eravamo su col sacerdote? Cosa facciamo, sì. Cosa non facciamo? Che Dusa ha detto... andate, li tengo io. Io ho detto adesso prendo il coso, prendo Ugo e ci lanciamo dalla torre. Considerando la tua proficiency negli spiriti, mi è andata bene. Allora, vediamo, lo tiro adesso come se l'avessi tirato prima. E vado a spegnere la moca e vi sento. Avrei fatto 6. Beh, non male. Saremo morti. No, se tu mi aiutavi planando... Come ti aiuto? Apprendo le ali, apprendo le braccia. Mamma mia, non voglio andare avanti a forza il caffè, moriremo. Vediamo se c'è gente che ci sta seguendo in questo momento. C'è o due persone che ci stanno seguendo in questo momento. Io non sono. E non dovrei essere neanche io. Ciao a chi ci sta seguendo. Fatevi... alzate una mano. Fatevi riconoscere. Stiamo aspettando a Roberto, il nostro NC di Dungeon World, che è andato a pappare, a bagnare. E nel frattempo chiacchieriamo. Potrebbe essere l'ultima live di GDR Unplugged, se non per il 2020, sicuramente per... No, sicuramente per il 2020, esatto. Forse per sempre. Come siamo messi con il nostro Patreon? Se non per il 2020, sicuramente per sempre. Esatto. Patreon GDR Unplugged è la seconda ricerca dopo Dungeon World. Allora, siamo a 35 euro al mese. Non era 49 ieri, tipo? Ma sono in dollari, perché sul telefono mi compaiono in dollari, infatti in dollari sono 40 e rotti. Ah, ok. E però in euro sono 35. Mi sono sporcato con la cioccolata. Ah, infamia su di te, disonore su di te, disonore sulla tua mucca. Ma esatto, ma a dov'era questa cosa? Mulan, penso. Ok, può darsi, perché mi è arrivata, io non ho visto Mulan, mi è arrivata la citazione a qualche parte. Siamo alle 10:10, che vuol dire che siamo a quasi 11 ore. Tra un'ora e 12 ore. Esatto. Dopo 11 sì, ore, cosa ne pensate? Riusciremo ad arrivare a 24? Non lo so. Allora, se tu, Filippo, cominci a dubitare, cominciano a cadermi un po' le basi anche a me. Esatto. Io mi sono imposto questa regola fin dall'inizio. Quando uno vuole cedere, dica io non ce la faccio più, oppure si addormenta. Quando non riusciamo più ad andare avanti perché siamo in 2-1-0, smettiamo e vediamo quanto siamo arrivati. Quindi Roberto deve essere l'ultimo che cade, per forza, che se il primo che cade è la fine. Però abbiamo Filippo che può essere il piano B.
Ma andate andati in due, oddio, se volete. No, tu muovi anche il tuo personaggio. Sì, sì, oppure si diventa un PNG. A parte che potremmo... Potremmo usare le meccaniche di supporto, quelle che hanno ideato per Cuori di Mostro, per cui praticamente sono delle aggiustatine semplici ad applicare a qualsiasi PBTA. Tu prendi, quando fai una mossa e l'MC dovrebbe fare una mossa dura o dare una risposta, tu senti cosa dicono le proposte di quegli altri al tavolo e si applica quella cosa lì. Tu non fai mai scene con un PNG mosso da te, ma lo muovono sempre gli altri e via così. Vado in bagno. È finito, Roberto? Vieni di mangiare? Sì. Ah, vado in bagno. Sono stato santo? Ma non esageratamente. Siamo stati qua a chiacchierare. Ci sono tre persone che ci guardano adesso in questa live extreme di Dungeon World. Ciao a tutti! Alzate la manina e fateci sentire che ci siete in questo intervallo musicale. Devi fare un accordo vero, tipo. Aspetta, lo so. No, aspetta, lo so. No. No, ci sono andato vicino, magari, però. Magari era un aumentato qualcosa. Ma... No. Mi sa che c'è una corda scordata. Prova a suonarle tutte in sequenza. Senti. Aspetta. No, la seconda è scordata. In effetti è un D. Questo è un C. Aspetta che sto andando da parte. Oh, ragazzi. Hai sentito cosa dicevamo della durata? No. Che praticamente quando non riusciamo più ad andare avanti arriviamo fin lì e amen. Ah, vabbè. Secondo me c'è anche qualcos'altro. Questo un po'. Okay. Altro, Roberto, sei visto? Abbiamo aggiunto le rotte commerciali. Ma. Ok, meglio. Hai visto? Ok. E abbiamo messo la Concordia in cima. E abbiamo stabilito che... Tenete conto che da queste parti sorgerà qualcos'altro prima o poi. Sì, in sì. Basso a sinistra. E dicevo che... No, infatti. Dicevo che nuova... Messo. Allora, le rovine di Ala è tutto wasteland grigie polverose. Nuova Ala è tipo Mediterraneo ed è sulla costa. Tipo Grecia, mm-hmm. Spagna, costiera mediterranea. Concordia è tutto nordico. Andur è neve, alberi morti, eccetera. E Vrai è colline, dolci colline e pascoli. Poi lì ci sarà un altro continente, non so ancora cosa c'è. Mancherebbero le giungle o le paludi, per finire. Le paludi sì. Le vedrai bene. Però non sapevo ancora cosa c'è lì. No, ma c'è il voodoo nelle paludi? Chiaramente c'è il voodoo nelle paludi. Nicola bannato per appropriazione culturale. Esatto. No! Lo banno, lo banno? Lo banno, lo banno? Che sei qua? Bannami. No, perché restiamo... Poi tocca cantare se prima eravamo in tre a ballare l'Alli Galli. Adesso siamo in due a ballare l'Alli Galli. Ok, allora si può... Dove eravamo rimasti? E che siamo fondamentalmente tornati davanti agli oscuri che sono accampati nelle rovine. Io ho un frammento della gemma che è entrato nella mia spada. L'hai detto a qualcuno? Qualcuno lo sa? No, lo so solo io. Io ho una domanda da farti.
Sì. Mi sono tastato se c'erano ancora le gemme no. nella mia saccoccia. C'erano o non c'erano? A chi lo stai chiedendo? All'MC. A te. Ma sì, c'erano, perché non dovrebbero più essere? Chi gliela ha rubata? Non lo so, magari la distruzione di una gemma sono come le sfere del drago che esprime i desideri e poi si sparpagliano dappertutto. Perché in realtà la gemma viola c'è ancora, Lo è so, è nella mia spada. Ma io non lo so che è nella tua spada. Magari era entrato, magari era entrato in un vibratore, un'ascia, un manganello, qualcos'altro. Comunque no, sono lì, non lo so se a un certo punto ve le farò rubare da qualcuno. Ma no, fatti i cazzi tuoi, attendiamoci. Gli oscuri come reagiscono quando ci vedono uscire e il portale si spegne dietro di noi? Fai io ho le braccia demoniache nuove. Giusto. Nuove fiammanti. No, loro si... come dicevo, uscite, loro sono pronti ad attaccare, vedono che state bene... Vedono che il portale è sparito, c'è questo attimo di imbarazzo. Direi che tagliamo questa scena e ci siete voi con la tipa, come si chiama? Ah, la capa dell'accampamento. Con... Posso fare una richiesta? Posso essermi separato dal gruppo per andare a riposare? Perché ho 10 punti ferita, cioè la metà di quelli che avevo, e vorrei recuperarne un po'. Va bene, sarei fuori scena. Ok, sì. Grazie. Ma guarda, in realtà tu sei a riposare? Sì. Ci sta che Helga parla solo con Ugo. Ok. E io sono a farmi i cazzi miei nelle rovine. Ci sta. Le rovine. Okay. No, a provare la spada nuova. Devo fare una cosa da sola, effettivamente. Quindi ci sta che fate la scena solo con Ugo e Helga. Ok. Helga, siete da sola, che ti dice? Cosa diavolo è successo? Dov'è il portale? Io le racconto circa tutto quello che è successo. Rana dalla bocca larga. Vabbè, ragazzi, sono sempre uno scuro. E però si vede che sono, cioè, come dire, che non so bene a cosa credere di quello che è successo. Sono molto scosso, perché tra l'altro io ho sempre pensato che distruggendo le pietre il portale sarebbe rimasto su per sempre. Ok, e ti dice, e quindi? Voglio dire, noi esistiamo in funzione del portale. Cosa dovremmo dire ai saggi della Torre d'Avorio? Di aprire i loro libri e cercare qualcosa. Dobbiamo andare a capire cos'è quel posto. Cosa fare? Cioè, cosa ti è successo? Cosa dice guardando le tue braccia? Le dico, sono tornato un'altra volta e ho pagato il prezzo di nuovo. Lei sospira. Dice, tanto devo contattare Mondo. C'è un problema. Non dico niente. Ok. Se non dici niente, la scena finisce qui, con lei che si fionda a scrivere una lettera. Io direi che riposate tutti. Io devo fare una cosa nelle rovine. Come? Che devo fare una cosa. Allora, okay. Allora loro riposano e tu vai a fare una cosa. Tanto io ho solo 3 danni, quindi... Allora... Vado nelle rovine un po' fuori dalla baraccopoli, dall'accampamento degli oscuri, queste rovine che in realtà sono nel nostro mondo, quindi immagino che ci sia vegetazione normale, anche se è tutto pseudo morto, perché sono delle wasteland. Ci sono arbusti, le palle di foglie che rimbalzano. Robe da wasteland, ok. In un posto appartato prendo la mia spada e guardo il frammento. Ok, va bene, direi che questo mi dà il trigger per fare la scena che volevo fare, anche se non riposi. Tutti e 3 voi avete visioni. Ok, partiamo da Dusa, visto che è attiva. Tu guardi nella gemma, giusto? Sì.
Tu sei dei cosi, dei visir di No, Belial. ex visir di Belial, Brial. Ok. Guardi nella gemma e senti la voce di Belial. E lui si dice: speriamo che tu non abbia scordato il tuo proposito. Tu hai lasciato loro, dice. Quando dice loro, vedi, hai un flash del volto di Onyx e delle maschere dei tuoi compagni. E si dice: non me. Posso rispondergli? Io Mm-hmm. dico, ho abbandonato la tua agenda tempo fa. Ok. Lui ti risponde: allora non mi servi più. La comunicazione si interrompe. E la visione continua. Vedi Onyx su una nave nera che salpa alla volta di, vediamo la mappa, quindi ormai, hop, che salpa alla volta del porto di Grimus, Ok. giustamente perché è vicino. Non so cosa sta andando a fare, vero? No, vedi soltanto la nave nera che. Allora, attivo la mia mossa. Consulto gli spiriti nella arma per saperne di più. Ok. Vedi. Devo tirare più carisma. Ah, scusa. Tiro più carisma. Ho fatto 8. Con 8 mi dirà una impressione della domanda che ho fatto. Ok. Mentre con 10 Ci più mi sono davi dei ancora. buoni dettagli. Ditemi voi, ci sono ancora gemme in giro? Quattro sono abbastanza. Ma manca una allora, sono 4, ma manca una. Ah, sono tre, ok. Una per fazione dovrebbe Sì, essere. facciamone ancora una e poi basta, se che diventa Mancherebbe evidente. il topazio, mancherebbe. Ma è troppo ripetitivo. Di che colore è il topazio? È gialla. Gialla, ok, ma non c'è neanche quella verde, non c'è neanche lo smeraldo. No, manca quella verde. È perché si è messa Scegliamolo, quella facciamo viola. smeraldo, dai. Ah, ok, c'è lo smeraldo. Sì. E niente, vedi un bagliore verde riflettersi nei suoi occhi. Ugo, tu hai un sogno molto vivido, assolutamente indistinguibile dalla realtà, nel quale sei oltre il portale. Se oltre il portale ti senti a casa. Ok, sono nella città dove ero, cioè sono insieme agli altri dove ero prima. Se insegni altro per prima, non c'è il tuo doppio da nessuna parte. È come tu sei il tuo doppio, in sostanza. E sei rispettato e riverito come un capo. E sei alla base sei la base del portale. E vedi le tue mani che toccano il dispositivo e il portale che si apre e il sogno finisce. Wow, ok. Mi alzo. Le mani cioè sono come quelle che ho adesso? Sì. Cioè, quindi ero io, non ero il mio doppio. Cosa posso fare? Posso cercare di ricordare
dettagli nel sogno meglio per capire se... Sì, se, sì, sì. Cioè, come dire, per capire... Puoi discernere la realtà. Più, esatto. Cosa più saggezza, no? Sì. Per una volta. Yay! Perché devi discernere la realtà, non sputare sentenze. Certo, però. Vabbè, non serve, comunque ho fatto 5. Fa esperienza, però. Sì, wow. Ok. Vieni inondato dalla luce del portale e diventi polvere. Ti svegli. Cioè, nel momento in cui si apre il portale, vengo spazzato esatto. via. Esatto. Debilitina? Su intelligenza? Fammi vedere le debilities. Non mi ricordo come si chiamano. Mi ricordo che danno un meno uno alle statistiche. Forza ma... è weak. Dexterity è shaky. Constitution è sick. Intelligence è stunned. Wisdom confused. Charisma scarred. Charisma. Confuso puoi darmi. Confuso o spaventato? Scegli nemmeno. Beh, confuso mi sembra. Cioè, anch'io, okay. anch'io adesso sono confuso, quindi va bene. Ok. Allora, non so se ci sono altri modi, sappi che io posso curare le debilities. Va benissimo, non, cioè... No, non dicevo a te, dicevo a lui che perché era l'interazione okay. tra i personaggi. Ok, il Neve. Presente. Nel tuo sogno... stai strangolando il bambino. Sembra che tu stia dicendo cose a caso. Fidati del Game Master. Mi fido del Game Master. Non spiegare i trucchi. Cerco di fermarmi. Ok, affronta il pericolo. Affronta il pericolo. Su saggezza sarà? Sì. Allora, chiaro, 2 di 6. Ho fatto 8 e poi con saggezza ci aggiungo un bel 2, 10. 10. Ti fermi e quando ti guardi c'è uno specchio alle spalle del bambino, quando vedi lo specchio vedi che... Scusa, ma è troppo... Perché fai? Quando ti guardi e poi ho sentito la tua mente fare, serve uno specchio qua? No. E quando ti guardi allo specchio vedi il riflesso di Onyx. Cioè il posto mio come se io fossi Onyx? Esatto. Ok, penso cosa che... Cosa ne pensi? È successo sul serio che tu in sogno hai posseduto Onyx e hai salvato il bambino? O è solo un sogno? Dici che è una visione? Cioè non so se è una visione o un sogno? Secondo me è un sogno. Secondo te è un sogno, però... non hai veramente posseduto Onyx. Ma aspetta, mi sono svegliata? Sì. Ok. Quando ti sei vista, ti sei svegliata. Con il dubbio che ho addosso, cerco un presagio nel futuro su possibili pericoli. Adesso vediamo, provo a vedere la mossa così... al volo, anche perché non ho altro modo di cosare. Allora, tiro di nuovo con saggezza, cioè nel senso che tira con saggezza. Occhio che io ho fatto poco con saggezza. Ma io ho fatto 11 adesso. Ah, tu sei più saggio. Sì, saggezza vado abbastanza bene. Allora, con 10 più, allora, io devo nominare una persona. E nomino Onyx, ok? Un posto, una cosa, eccetera, eccetera. Rollo con saggezza con 10 più. Il GM mi dirà due cose dalla lista seguente. La lista seguente è... Dov'è? Aspetta che l'ho impaginata de merda. Allora...
attimo che la sto sistemando. Cosa sta succedendo? Cataclisma. Sì, una catastrofe. Una catastrofe, esatto. Allora, mi puoi dire la allora io te le leggo, ma se vieni a guardare anche tu è meglio, perché devi scegliere, devi dirmene... E allora devi dirmene due di queste. Allora, puoi scegliere tra which one is which you will have to divine for yourself, credo, sì. The nature of the danger that threatens the subject or the subject is part of. One green important related to the subject that is yet to occur. One stakes question related to the subject. Or what kind of threat the subject is. Me la rileggo io, un attimo. Cosa ti avevo detto? Okay. È che tu non mi ascolti. No, è che tu hai incasinato. Allora, con un 7-9. Manco per con un 7-9. Ho fatto 10, ho fatto 11. Cazzo, sì, vuoi 7-9? Sì, ascoltami. Smetti di suonare, ascoltami un attimo. Tu hai detto che tu hai unito due righe che non c'entravano niente l'una con l'altra. Ah, sì, è vero. Hai on a miss, the GM will tell you one anyway, but also something that is not true. Which one is which? You will have to divine for yourself. Quindi questa cosa fa parte del fallimento, questa riga. Ok. Dopodiché facciamo così. Dai che non ci stanno più! E l'ho capito, ma... Toh, ti alzo questa, toh. Non si legge. Ho capito che non si legge, non sai leggere. Ok. Sai leggere. La natura di un pericolo, il suo tipo impulso, che minaccia il soggetto o di quale il soggetto fa parte. Un import che riguarda il soggetto, ma che deve ancora avvenire. Il soggetto, quale tipo di minaccia è il soggetto. Ok, e io devo dirtene due. Yes. Ok, la natura del pericolo... l'espansione del culto di Belial al di fuori di Andor. Ok, scusa un attimo, la contestualizzo. Siccome come aggiunta adesso ho la pietra blu che è stata purificata, direi che la tiro fuori e guardo nella pietra blu, visto che era l'occhio del sacerdote che vedeva tutto. Ok. Quindi appunto sì, vedi il tempio che viene innalzato a Belial presso il paese dove abita il bimbo, che si chiama Vrai. Okay. Vrai è l'isola. È il continente. È la regione. Ah, Avraimuth. Ok. Lui sa Avraimuth proprio, che è il porto. Ok, quindi vedi il tempio di Belial di Avraimuth. È... il tetro presagio, vedi Onyx sedere sul trono dentro al tempio, stringere in mano il gioiello verde, la senti, ti parla con la doppia voce di Belial, ti dice presto. E io quando vedo questa cosa penso Squeldrina. Ok, vado, questi erano... vado fuori dalla tenda. Siamo nella notte o è ancora giorno? Siamo nella notte e vado nella tenda di, non me la ricorderò mai il nome, di Dusa. E a vedere se sta dormendo, la sveglio. Dusa, sei tornata? Sì, sì. Beh, allora mi sono riposata anch'io, probabilmente. Tanto avevo tre danni. Ok, sì, mi svegli. Ti faccio... che sto dormendo con la spada sotto il... proprio... Sì, ok. La spada.
e faccio: ho visto Onyx in sogno, dobbiamo partire. Anch'io, e credo che abbia un artefatto. Faccio sì con la testa. Vado a chiamare Ugo. Però è notte, come facciamo ad arrivare? Io ho visto che stava salpando verso Vraymouth. Prendiamo una barca. Come facciamo? È dall'altra parte dell'oceano? Ho capito, avranno delle barche qua, coso a... Gli oscuri avranno delle navi. No, ok, ma dovevamo aspettare che ne parta una. Cosa vuoi fare nel mezzo della notte? Non possiamo aspettare, prendiamo una nave e partiamo. In tre? Ok. Sveglia Ugo, vediamo se riusciamo a trovarne una. Ok. Se venite a svegliarmi, io non sono nella tenda, ma sarei tipo dove era il portale prima a cercare di vedere se c'è la placca per far partire il portale. Allora facciamo che io vengo a cercarti, che ti devo chiedere un paio di cose e ti dico: Dusa, vai a vedere se c'è qualcosa in porto che potrebbe fare al caso nostro. Mm-hmm. Arrivo al portale, supponiamo che arrivo lì, trovo vuoto, cerco, magari vedo le tracce sulle orme, sulla sabbia, sulla terra, eccetera eccetera, e quando arrivo lì ti faccio: che cosa ci fai qua? Tu vedi che sto scavando tipo con le mani nel punto, cioè tipo via dalle macerie, nel punto dove c'era il portale, e ti dico: ho aperto il portale e poi polvere. Il portale non c'è più. Io non so perché tu sia stato testimone e a contatto con queste cose, e ti giuro, più di ogni altro vorrei sapere cosa ti ha toccato, ma non è qui il tuo posto, dobbiamo partire. Ok, mentre voi discutete così, vedete in lontananza, non so quanto siete lontani dal porto. Allora, il portale è al centro della città, il porto è fuori. Quindi siamo lontani un raggio di città. Sì, anch'io pensavo una cosa del genere. Quindi non vedete il mare? Io sto andando lì. No. Probabilmente... No, io sto andando lì. Allora, se le navi prendono fuoco, vediamo i bagliori delle fiamme. Ho capito. Ma se tu sei lì, vede una nave arrivare e Don Fortesque scendere dalla nave. Ma non è Don. Sì. Adesso me l'ho immaginato come titolo. Quello del Padrino. Io lo conosco, lui è... Io lo conosco bene, no? Bene no. No. Anche perché lui è semplicemente uno dei cercatori della luce. Sì. Sa percepire il prescelto e viaggiare nel tempo, sto stronzo. Sì. Ok, la nave quanto è grande? Molto grande. Quindi è un convoglio di cercatori. Molto equipaggio, quindi, ok. Mm-hmm. Non ho idea di cosa ci faccia qui. Però, allora, mi guardo in giro nel vecchio porto per vedere se c'è una barchetta che sia gestibile da una ciurma di tre persone. Inesperte. Inesperte. Ma sì, gli spiriti dell'aria ci porteranno. Abbiamo fatto il viaggio della speranza all'inizio. Mm-hmm. Ok, ma se vuoi discernere la realtà, se vuoi, che è quello che sto dicendo. Mm-hmm. Tanto c'era la domanda apposta, coce di valore qua. Allora, ho più uno di wisdom. Anche perché bisognerebbe capire cosa ci fa qua. E gli oscuri saranno pure arrivati in qualche modo, magari una barca ce l'hanno. No, non in quel senso, cosa ci fa qua Don Chisciotte. Don Fortesque, ho fatto 9 e chiedo cosa c'è di valore per me qui. Trovi una banconota per terra. È il mio giorno fortunato. Oh, finalmente riusciamo ad avere un po' di soldi. Trovi una gemma del caos. Ok. No, c'è una... Non so come si chiama, quale sia il termine tecnico per una nave di piccole dimensioni.
barchetta a vela, si può gestire in tre. Tanto, sì. Cioè, magari qualche oscuro è arrivato lì dall'altro continente o da Nuova Ala per i fatti suoi, per arrivare lì. Ti dirò di più. C'è una persona che ci dorme dentro. Ok, quindi, ok. Torno dai miei compari a portare per avvisarli. Ah, pensavo che l'avresti ucciso. Sì. Quando ha testimoni. Solo quando ha testimoni. È un po' edonista da questo punto di vista. Non sia mai. Vi trovo ancora la base del portale, voi? Dipende da lui se fa tante storie. No, non faccio storie, perché nel momento in cui non vedo che non c'è niente, come dire... Io direi che nel cuore della notte sentite dei passi e c'è Helga dietro di voi che dice: ah, siete qui, grazie al cielo, venite, dobbiamo parlare. Dov'è la vostra amica? Io sbuco. Lì. Ok. Ha seguito la sua tenda e lei dice... abbiamo ricevuto una risposta dagli maghi della Torre d'Avorio. Mondo è morto. Dei saggi della Torre d'Avorio. Maghi sono tabù. Esatto. Cioè, mondo è morto. Oh! Oh no! What the fuck? Esatto, dice, ma non è tutto. No! Dice: Sir Fortesque sta venendo a prendere le gemme. Non so come faccia a sapere che l'abbiate. È appena attraccato. Questa cosa mi sorprende sul serio. È appena attraccato e a questo punto ci conviene scappare via verso Nuova Ala. Io la guardo e dico: forse è meglio che le gemme non cadano in mano a loro. Hai un modo per farci uscire di qui? Perché non è il caso che le abbiano i cercatori della luce? Bravo, vorrei saperlo, anzi lo chiede anche il mio personaggio. Perché non dovrebbero averli i cercatori di luce? Perché forse dovremmo distruggere il portale. Abbiamo già distrutto il portale. Vogliono chiuderlo per sempre. Ma loro vogliono darle al prosciutto. Al prosciutto, in modo che le chiudano per sempre, esatto. Il portale. I luscuri vogliono passarlo il portale. Sì, sì, cioè, ma dico, non è che sono nostri nemici, cioè ci si può parlare. Ora il prescelto, il portale è chiuso, il prescelto non serve più. Allora, io dico noi il portale Helga, vogliamo riaprirlo, vogliamo studiarlo meglio. Io dico a Helga, c'è un modo per riaprirlo. Devi fidarti di me. So dov'è un'altra gemma. Ma devi farci andare fuori da questo accampamento senza che Don Fortesque ci incontri. Io ti sussurro, ma noi non vogliamo riaprire il portale. Io ti dico, pensavo che volessimo intercettare Onyx, però. Ma sì, quello sì, però il portale è fuori discussione, dobbiamo andare da Onyx. È quello che sto cercando di fare. Io non seguo il loro discorso, ma annuisco quando Dusa mi dà manforte sul fatto che dobbiamo uscire di qui con le gemme. Infatti io gli dico, dammi retta, so dov'è un'altra gemma, prendi tempo con Don Fortesca, facci scappare, andiamo a piedi a Nuova Ala, da lì ci imbarchiamo. Mi fa piacere che ormai sia rimasto un Don per sempre. E ormai è cano. Ormai è Don Fortesca. Ok. Se vuoi la charmo. Vai! Se la leva è sufficiente. Facci sognare. Allora, una regola che non rifiuto mai di assecondare in Dungeon World è: affidati ai dadi. E i dadi ti ripagheranno. Sì. Io posso aiutarti dandoti manforte. Lo fai, esatto. Io posso aiutarti. Come? Tiro, più uno. Tu puoi aiutarmi, ok. Ho fatto 7 più 1, 8. Quindi se anche mi aiuti è un cazzo. Esatto. Con 8 parlè, cosa dice? Ma 8 non devi può darti qualcosa più... di concreto. Scusate, non può darti più 2 e arrivare a 10. No, perché può dare o più 1 o meno 2.
Ah, ok. Cosa mi dice lei? Tu l'hai Questo sfondo aveva detto. un'altra gemma per aprire il portale. Blocca Don Fortesque. Noi andiamo a piedi a Nuovale, ci imbarchiamo lì per andare a prenderla. Ok. Lei ti dice, fammi vedere se ho detto giusto, con 7-9 vogliono un'assicurazione concreta della tua promessa, Grande ora. classico. Ok. Lei ti dice, se mi lasciate le altre gemme, come segno di buona volontà. Una. Mi giro verso Neve, dico, è tua la scelta, Neve. Le riavrete quando tornate. Io Voglio faccio. solo essere sicura che torniate. Loro non hanno motivo di darle al Don. Però neve sì. Prima voglio parlare con Sir Fortesque. Ah, anzi, sai cosa? Faccio la sfacciata e mentre passo per uscire dalla tenda ti dico, o sei gelosa anche di lui? Io dico, non è questo il momento. Lui non sappiamo cosa è disposto a fare per averle. Io intanto esco dalla tenda se non mi fermano e vado a cercare Don Fortesque. E in realtà ti prendo per le spalle. Ok. Oh, che diavolo faccio? Mi giro con la testa senza girarmi del tutto e faccio, non posso nemmeno andare a parlarci. Tu hai le gemme in mano, magari ti chiedi di dare. Tu vuoi dargliele le Tra l'altro, non so se, però, Ugo non sapeva di due gemme, sapeva della gemma. Io Che non ha so che mai hai la visto gemma quella blu. Io rossa. so che hai la mia gemma blu. Io dico Esatto. delle gemme. Ma i saggi della torre hanno detto ad Helga che Sir Fortesque stava arrivando per prendere le Le gemme. gemme. Sì, no, no, dicevo solo che lei ha fatto riferimento a più gemme che ho io, ma in realtà Ugo non ne sapeva niente. È un dettaglio. Ti dico, devi solo una cosa. Tu, Sir Fortesque, lo conosci? Chi Da una vita. Come è per te? un fratello. Come reagisce Helga in tutto questo? Helga dice soltanto, se darete le gemme a Fortesque, i saggi non ce lo perdoneranno mai. E Fin lì non è che sia tutta questa rassicurazione. c'è la disperazione nei suoi occhi. La disperazione. Ok, io ora chiedo. Aspetta, faccio il tiro per vedere nell'immediato futuro. Se vado a parlare con Sir Fortesque, Con Sir Fortesque. cosa succede alle gemme? Aspetta che devo Gli andare a dai le gemme? tirare. Wow. Gli do le gemme? Allora, un Cosa, tu vuoi fa. sapere cosa succede alle gemme, non alle altre persone? Beh, vado io, vado da Sir Fortesque, non sono coinvolte altre Chiedere cosa succede alle persone. fazioni, eh? Dipende Perché quanto se fa chiedi esattamente. dai gruppi, perché cosa succede alle gemme, Ce le ha ce le lui. prende. Se... Chiedi cosa succede alle ok. fazioni allora. Allora, se mi rispondi senza tirare, io non ho problemi col cazzo. Quando vedo sta cosa mi fermo. E a questo punto mi giro verso Egg e ti Oh, era una buona faccio. idea. No, Cosa? no, ok. E se io do le gemme a Ega, cosa succederà? Oh, Tira. C'è la vedi che mi Helga. fai Cosa vuoi tirare che succeda? adesso? No, se tu. Perché tu hai chiesto cosa succederà alle gemme, non Sì. cosa succederà alle Dovresti persone. chiedere così alle fazioni, non Cosa alle succede alle gemme. gemme? Le gemme sono degli oggetti. Se le dai a una persona, Sono all'oggetto no, 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 succede. no, no. Io non ho detto se do le gemme. Io ho detto se vado da Sir Fortesque. Cosa succede alle gemme?
Dal punto di vista fisico, continuano a essere gemme. Cioè, diventano sue. Ma io non gliele do volontariamente. Volevo sapere cosa succedeva se andavo a parlarne. Beh, scusa, no. Tira e basta e poi vediamo cosa succede. Sì. No, per carità, però se magari tu mi dici le prende, cioè non è che io gliele do. Io posso chiedere anche il destino di un oggetto. Allora, chiaro. Ho fatto 10 più 2, 12. Puoi fare tre domande, mi pare, tre cose. Posso chiedere gruppi. Il destino di tre cose. La gemma rossa, la gemma blu e la gemma profittane. Profittane. Allora, tu mi hai detto che se vado da Sir Fortesque... Comunque non puoi chiedere robe, non puoi chiedere oggetti, No, è vero, posso chiedere persone, gruppi o istituzioni. Ok. Quindi, se vado da Sir Fortesque con le gemme, cosa succede a me? Allora, tu mi fai venire voglia di dare risposte bastarde. Io voglio solo sapere se Sir Fortesque è una merda oppure no. Ma non verrai ferita, a te non succede niente, non succede... Tu devi essere Picchia. Onesto, tu devi hai essere detto, onesto... È come un fratello per me, tra l'altro. Sì, esatto. Cioè, cosa vuoi che ti succeda? Che mi fotta le gemme. Ah... Se vai là a portargliele te le fotte, sì. Ma allora, non è che tutte le persone che incontro mi fottono le gemme, cioè non è una consuetudine sta roba. Discuterete su a chi sia meglio affidare, dove le gemme siano più al sicuro. Più altro, gli oscuri hanno anche tipo gente armata lì, quindi non penso che faranno in modo che ci vai così tranquilla, Ma tu non dare idea la capa degli oscuri dell'accampamento. Allora, intanto parliamo della tua gemma, parliamo che il mio personaggio non sa, tu hai una gemma. Nessuno la sa. La tengo bene. Comunque, se tu vai da Sir Fortesque, lui cercherà di convincerti che le gemme sono più al sicuro con lui, che le darà personalmente al prosciolto. Io mi giro verso Helga e mi faccio: senti, tu pensi che stia meglio con te? Don Fortesque cercherà di convincermi che sta meglio con lui le gemme. Ma se le tengo io? Ma hai altre domande? C'è altre due domande? Lo so. Se la tengo io... Era quello che proponevo io fin dall'inizio, eh? Esatto. Helga ti dirà: sarei un bersaglio ambulante? Solo se tu riveli che io ho le gemme. Dice, Fortesque sta venendo a prenderle, lo sa già che le hai tu. Ma probabilmente pensa che le hai tu. Vuol dire che metterà a ferro e fuoco l'accampamento, eh? Sì. Se ti do le gemme e metti a ferro fuoco l'accampamento, non è che tutta sta cosa migliora. Eh? Cosa succede all'accampamento se io vado da Sir Fortesque e gli dico che mi tengo le gemme? Non lo metta a ferro e fuoco perché sa che ce l'hai tu. Beh, è una persona ragionevole Sir Fortesque. Come un fratello! Sì, vabbè. Cosa fanno gli oscuri? Vorrei capire se vai di tua volontà. Da Fortesque, perché avevano la gente armata che sparava ai demoni appena uscivano dal portale. La terza domanda: cosa succede agli oscuri se io vado da Sir Fortesque con le gemme? Probabilmente gli oscuri smetteranno di avere uno scopo di esistere e verranno semplicemente ignorati da tutti. Come? Se lei dà effettivamente le gemme a Sir Fortesque, sì, gli oscuri come organizzazione smettono di avere senso. E probabilmente i rimanenti cercheranno di vendicarsi di te e dei cercatori in generale. Sì.
Il fatto è che Elga non ci fa andare via se non gli diamo le gemme come rassicurazione. Lasciamo qui la gemma, ti dico. Andiamo a prendere le altre, torniamo. Ser Fortesca è arrivato con un galeone, l'ho visto io. Non siamo sicuri di che cosa potrebbe succedere, cioè, chi vincerà se iniziano una guerra qua. Se non prendete una decisione, Ser Fortesca arriva. No, infatti, io dico a Elga, noi siamo in una tenda, Sì. Sì. la tramortisco. No, volevo darle la pietra! Fanculo, ormai ho Affronta il pericolo con la forza. Ok. dato. Allora, io ti intralcio. Anch'io ti intralcio. Vedrete che non serve, che faccio già schifo, ma io lo faccio, eh. Se non fai 14. E Ho fatto 6. quindi non ok. serve. Non serve Intralci. neanche. Va Faccio bene. un po' di esperienza, però. Direi Ok, che tu vai, se ne attacchi. vai, le attacchi, dai, cosa fa? Va per la No, spada e la non fermiamo, la cattivo. voglio uccidere, la volevo semplicemente La far. vuoi tramortire? L'attacchi, Esatto. ragazzo. Ok. Vai lì per malmenarla. Lei con. Allora, prezzo della spada per darglielo in testa. Esatto. Lei con un'agilità inaspettata e le classiche mosse di Kung Fu tipiche del fantasy. Prendo per il coppino, No. Ti fa una leva articolare, ti punta un coltello alla gola e con molta calma dice a Neve le gemme. Puoi lasciarle sul tavolo. No, le do quella blu. Gliene dai una sola Sì. e Questo gli dice le gemme. è tutto quello che avrai. E guardo negli Dico, occhi Suda. dagliene una o dagliene due non ti cambia. Cosa cambia? Io vi guardo e vi dico, quando avete Lei recuperato l'altra? ti lascia andare, lei ti lascia andare e ti dice: e questo è quanto vale la tua vita per lei. Ti sussurra nell'orecchio. Infatti guardo Neve molto ferita. Quale gemma gli hai dato, tra l'altro? Quella Cosa rossa o può quella blu? fare? Quella blu Prego la blu. le ho dato. Mi ha messo la blu sul tavolo. Io, con fare sicuro e distogliendo lo sguardo da... Non l'hai sentita tu, No, Neve. no, ok, però le Però ti dico... guardo con odio, cioè vedi che ti sto guardando con odio e rancore. Dacci la nave. Non riusciamo a partire via mare, dobbiamo andare via a piedi. Sì, C'è una blockade, cioè in quel galeone fanno una blockade per tutto il porto. Esatto, lei ti dice: avete perso troppo tempo, la via per il porto non è più sicura. Sciocchi, aggiunge così. Dice: nascondetevi a Novala, domattina organizzerò tutto. Ci lascia andare anche con una gemma? Lei vi dice: le gemme servono tutte o sono inutili? Quindi se anche te ne diamo una. Lei dice sì, volevo solo vedere quanto era disposta a pagare. E fa un mezzo sorriso. Ho capito. È meglio che andiamo via prima che sorga il sole. Andiamocene. Fondamentalmente vogliamo scappare via e andare verso nord, lungo le wasteland. E questo è un viaggio pericoloso, finalmente. Siete senza razioni. Due di voi sono senza A meno razioni. che non bisogna addirittura fare un tiro per evitare uomini di Fortesque, però boh, è notte Ma se giusto. faccio il viaggio pericoloso e risultano incontri pericolosi nel viaggio, può essere quello. Essere lui, può essere i visir, visto che si stanno Esatto. andando. Ok. C'è il Sì. fatto che non avete razioni. Siamo tutti senza razioni, Quanto tra l'altro. A meno che non abbiamo razioni. No. è? O che Nessuno di noi. ne siano nell'Adventure Gear, ma No, no. penso che sono cose. E allora no.
possiamo fare che nella che avete fatto rifornimento all'accampamento nel frattempo, in una scena non vista? Allora, effettivamente potremmo fare non abbastanza, ma può essere. C'è la mossa supply. Allora, dice, il cibo probabilmente è una cosa che in un accampamento c'è, no? Ah, no, ma noi non abbiamo soldi, però, eh. Avete quelli di partenza? Non ci sono, non ne abbiamo. Ragazzi. Cioè, loro ci hanno comunque dato vitto e alloggio, ma non anche razioni, perché non avevamo con cui pagarle. Magari puoi chiederle come partire lo scambio per la gemma. È l'unica. Secondo me è più interessante che scappiamo senza vediamo cosa succede. Ok. Se no le dovrebbe andare a prenderle, ce le porta e l'altro sta arrivando, cazzo. Ok. Ma a questo punto la mossa viaggio pericoloso non ha senso. Perché? Perché è basato sul fatto che si consumano razioni durante il viaggio. No, sì, è vero. È un viaggio pericoloso. Col 10 più. Ma fanno un sacco di altre azioni, perché uno fa il trailblazer, uno lo scout e uno il quartermaster. Il tiro del quartermaster decide quante razioni vengono usate. E il tiro del quartermaster è l'unico che non ha senso, ma gli altri sì. Ok, se non abbiamo razioni, cosa succede? Cosa succede se il tiro del quartermaster fallisce? Il quartermaster dice con un 10, allora un 10 più il quartermaster riduce il numero di razioni necessarie di 1. Con 7-9 le razioni normali vengono consumate. Quindi tu devi decidere quante razioni necessitano come viaggio da ala a nuova ala. Una. Non ne abbiamo. Cosa succede se non ci sono, se non possiamo mangiare razioni? Magari il manuale lo diamo. Mossa dura, suppongo. Ration si chiama, no? E secondo me negli oggetti te lo dice. Non c'è una debility affamato? Debole magari. Può darsi. No, è un cazzo, non se ne niente. Perché, adesso lo guardo bene, ma semplicemente le razioni servono per fare la mossa make camp. No, nemmeno. Datemi un istante solo che controllo, perché effettivamente è una di quelle regole che non viene mai usata, ma a sto punto capiamo bene, visto che siamo qua. No? Abbiamo tempo. Esatto. Allora, le razioni, perché c'è un elenco di oggetti e ovviamente lì te lo spiega. Mostri, ma porca troia. Rations. Sono 11 ore e mezza comunque che andiamo avanti. No, dovrebbe essere... Ah sì, 11 ore e mezza, perché alle 11 e mezza facciamo 12. Sono 11, esatto. Mica cazzi! Ah, ok. Fondamentalmente il fatto che tu non hai ration non ti permette di fare make camp. Perché per fare make camp devi per forza consumare una razione e se hai abbastanza XP passi di livello, infatti noi abbiamo passato il livello che eravamo nell'accampamento, quindi ci davano da mangiare, e dormiamo per guarire dagli HP. Cioè l'unica roba delle razioni è che senza razioni non possiamo mai riposare. Ok, fate il viaggio pericoloso senza razioni.
A meno che tu non vuoi dire, oh, ti do anche una debility o tira per danni che subisci alla, per non mangiare. Fate, non potete fare make camp. Esatto. Allora, fondamentalmente, chi è che ha wisdom più alta? Io ho un più 2, mi pare. Io ho un più 1. Tu quanto hai? Anch'io ho un più 1. E allora uno di noi tira il quarto master, è inutile che tiri. Il ruolo più importante probabilmente è lo scout, perché lo scout vede problemi davanti, e il trailblazer diminuisce la durata del tempo che ci mettiamo. Tira tu Filippo, perché io sono confuso, quindi... Allora, io tiro per fare il trailblazer, che al massimo riduco la durata, e ho fatto fallimento. Quindi puoi fare una mossa tipo che ci perdiamo, eccetera. Tu, Neve, tira per vedere se trovi problemi davanti. Intanto faccio esperienza. Ho fatto fa esperienza anch'io. È fallito, sì. E adesso tiro anche per il quartormastro. Hai fallito anche tu, ma hanno fallito tutti. Facciamo tutti esperienza, ma il viaggio è stato un fallimento sotto ogni punto di vista. Esatto. Mentre ci pensi cosa succede, aspetta un attimo che vado in bagno. Ma Don Quixote vi becca in pieno. È stata la fuga più fallimentare di sempre e avete anche perso una gemma. Siete una vergogna con le gambe. E dovevamo fare vergogna con le gambe. Dovevamo fare a modo mio. Andare a dargliele direttamente. Esatto. Diciamo. Tanto lui stesso se le prende e abbiamo anche fatto figure in merda. Ma sei tu che hai fatto la figura di merda. Vabbè, grazie al cazzo non posso fare niente qua. Sei come una sorella per lui. Eh? Sei tu che sei come una sorella per lui, non noi. Ma se mi si lasciate parlare... Ma amici che ci seguite da Facebook, numerosi, interagite, scrivete qualcosa, intratteneteci per Diana. Insultateci. Tu non hai capito come funziona, sei tu che devi intrattenere. Anzi, a tal proposito, torno subito. Ecco. Tanto sarà una lunga notte. E che non sta fumando la pipa, sennò tipo... Esatto, ciao. La pausa diventava di un'ora. Esatto. È contagioso. Ci prende, ci ruba le pietre, ci dà impasto ai cani. Questa cosa delle razioni però è una cazzata allora di Dungeon World. È una delle tante, cioè. Che ti devo dire? Sì, sto guardando, ma non... Cioè, non ti dice mai cosa succede se devi mangiare e non hai razioni. O se sei sotto razioni. Tu puoi probabilmente decidere che, ok, faccio una mossa dura, perché posso, ho l'occasione, oppure semplicemente nulla. Mm-hmm. Tipo una debility. Che palle. Comunque sta venendo sorprendentemente figo, secondo me. Mm-hmm. Cioè, nel senso, è molto diversa da qualunque cosa di Dungeon World che abbiamo mai fatto. Mm-hmm. Come mood. Perché noi siamo bravi giocatori. Perché, perché tu sei un bravo master. Soprattutto. E
perché noi siamo confusi al punto giusto. Esatto. Comunque mi piace come man mano che passa il tempo, le ore in cui siamo connessi, i tempi vengono dilazionati sempre di più. I tempi di risposta stanno rallentando. Allora, dove eravamo rimasti? Il viaggio ci sorprende Sir Fortescue. Il viaggio è stato un fallimento da ogni punto di vista. Prego, MC. Ma secondo me non è neanche troppo ridicolo dire che venite salvati tremanti sotto il gelo delle Wasteland, il gelo notturno delle Wasteland, da una missione di cercatori della luce guidata da Sir Fortescue. Ah, ok. Che tende la mano a Neve e le dice: ragazza mia, ma cosa stai combinando? Sotto questa luna gigante che presto sparirà. Mm-hmm. E io gli dico: stavamo cercando di viaggiare verso Vrai. Novala. No, le dico direttamente Vrai. Quello in fondo, perché Onyx sta tramando qualcosa. C'è Onyx. Onyx dei visir di Belaya, suppongo. Sì, esatto, lei. Vi chiamate così per nome di battesimo? Mm? Beh, era comunque una dei nostri. È proprio per quello che abbiamo bisogno delle gemme ora. Dobbiamo darle al prescelto e una volta per tutte sbarazzarci di Belial e delle altre divinità eretiche che invadono il nostro mondo. Io posso sputare l'oro su di lui, visto che lo vedo per la prima volta dal vivo? Vai, vai. Sei sicuro con i tiri che hai fatto? No. Al massimo faccio esperienza. Che male c'è? Avrai due o tre cose da dire sul male che può esserci. 3, 4, 7. Beh, 7 largo. Tra l'altro sei a 0, per quello ti va bene. Sputo l'oro sempre con 7 io. Sputo. Quindi devo dirti una inutile. Sì, okay. Interessante, ma poco utile. Vaghiotto di fave. Wow. Scusa, in che senso? Non ho fatto i gatti tuoi. No, è che lo conosco abbastanza. È come un fratello, ricordiamo. È come un fratello per me, lo conosco abbastanza. Lo vedi sinceramente preoccupato. Ok. Come appunto stavo dicendo, l'obiettivo, il mandato dei cercatori di luce, qual era, quale avevamo stabilito che fosse? Il mandato dei cercatori è trovare e aiutare il prescelto. Ah, tutto lì. Ok. Perfetto. Sì, appunto, lui ti dice: smetteremo di essere burattini nelle mani degli dèi, una volta per tutte. Ti dice: coraggio, leggenda. Io lo guardo e faccio... Ho dovuto darle a Greta, com'è che si chiama? A Elena e Elga. Sì. Però ci stava sia con Greta che con Elena. Le gemme hanno un'impronta di carbonio, hanno un'impronta di carbonio pari a quella di una piccola nazione. Non hai idea di quanto inquinino.
Greta Thunberg, cioè... Comunque, dicevo, ho dovuto darle ad Helga. Lui ti dice tutte. E io vado con la faccia di bronzo e dico tutte. È come un fratello per me. Ti cazzi tuoi! Lui, no, dovevo lasciarti il portale a scavare nella sabbia. Ok. Lui ti prende la mano e ti dice: Neve, tu sei come una sorella per me. Non mentirmi. Ma lui sente le gemme. Lui sente le gemme. Ma sente le gemme, certo. Ma lui sente il predestinato, no? Le gemme. Aspetta. Lui percepisce il prescelto. Potrebbe quindi anche percepire le gemme, in realtà. Sì. Esatto. Posso lui sputare... dice... aspetta, posso lui... sputare... No, beh, no. Io faccio... Lui ti dice... Qui ce ne sono tre. Lo so. No. No. Lui ne percepisce tre. Ah. Una c'era lui, quindi. No, una era rossa, una era blu, una è quella sulla tua spada. E la blu, blu è la lui... Sì, sì, in zona. Lui qua intende in zona. Ho capito, non è che è il radar delle sfere. Ne vedo tre. Esatto, okay. Non è che è il radar delle sfere del drago. Però se le percepisci in zona, come fa a sapere che ce le ho io? Vabbè, comunque. No, giochiamola, la gioco seria è una scena interessante, la gioco seria. E io una lacrima mi scende sulla guancia e faccio... Che cosa farai con la gemma che non posso fare io? E si dice... Di certo io non la darei ad Helga. Non la baratterei. E la terrei al sicuro fino a quando non l'avrò date al prescelto. Le gemme riunite sono un pericolo più grande di una gemma in mano ad Helga. Sono loro? Come? In quanti sono loro? Ah, così sono un po', sono quattro, conto. Quattro con Fortesca? Cinque con Fortesca, dai. Cinque con Fortesca, ok. Mm-hmm. Io guardo Fortesca e gli chiedo cosa fanno le gemme quando sono tutte riunite. Lui ti dice dipende da chi le riunisce. Se le riunisci tu, probabilmente niente. E se le riunisce gemme... prescelto? Lui dice se eseguiremo il rituale correttamente, le entità che possono agganciarsi al nostro mondo tramite le gemme perderanno ogni contatto. E l'umanità sarà finalmente libera. E lo guardo e gli faccio il portale. Cosa sai del portale? Io sono super confuso in questo momento. Ok. E lui ti dice il portale è semplicemente una forma di difesa di una delle gemme. Per non farsi trovare? Per non farsi trovare da chiunque. Tu prima mi hai detto che mi sembra sincero, anche adesso mi sembra sincero, nel senso mi sembra credere veramente in quello che dice. Mm-hmm. Ok. A me serve fare uno spawn. E aggiunge, è una forma di magia molto antica, molto pericolosa. Le cose che si creano all'interno del portale sono tanto potenti quanto confuse. Non andrebbero mai confrontate. Cioè, o meglio, io non so che lui sta viaggiando nel tempo. O non è lo sai. Un'esperienza comune. Allora, all'inizio avevo stabilito che era un segreto che avevo rivelato a io lo so. Hugo. Sono che lui sta viaggiando nel tempo. Esatto. Mm-hmm. Quindi io sono che non lo sa. Esatto. E aggiunge, è per quello che quando Onyx
ha ucciso il primo prescelto, ho portato il suo corpo oltre il portale. Era l'unico modo per assicurarsi che ci fosse ancora in giro qualcuno in grado di effettuare il rituale. Io lo guardo e seriamente gli domando: e hai visto che saremo salvi se ci riuniamo le gemme? Lui ti dice, io non vedo i futuri ipotetici, non sono un romanziere. Come faccio a saperlo? Come faccio a sapere cosa verrà se si fa una cosa? Io posso sapere cosa verrà quando una cosa è stata fatta. E cosa vedi adesso, gli chiedo. Lui guarda lontano e per un attimo è completamente assente. Sparisce e riappare molto rapidamente. Esatto. E lui si dice nulla. È pallido e spaventato. Ok, mi ha convinto. Io so dov'è che si trova un'altra gemma. Dove? Avrai Mouth. La sta recuperando Onyx. Tu hai un vascello, dobbiamo andare là. Ok. Lui ti dice, me ne occuperò io, non è un problema. Non è un problema se agisco in fretta, aggiunge. Voi nel frattempo è meglio che recuperiate, vi occupiate di recuperare la gemma da Helga e di portare quelle che avete a Concordia. Guardo Neve, non dico niente, aspetto che risponda lei. Io a quel punto sbotto e faccio: ah, quindi adesso io dovrei tornare da Edgar, riprendere la gemma? Oh, ma allora non è possibile, non posso continuamente andare avanti e fare quello che vogliono gli altri. E prima era giusto dargliele, adesso è giusto cosa? Allora io prendo la gemma e gliela tiro addosso a sto cazzo di Sir e me ne sbatto i coglioni. Spaccala, spaccala. No, non la spacco. Perché Quella rossa gli lanci. lui è cattivo. Io gli do la gemma rossa, anzi, gliela tiro addosso e faccio quella da Helga. Prenditela tu. Perché Non mentre noi farei siamo qua a proprio. parlare di gemme, un bambino sta per Neve, morire. però se non lui va a recuperare quella da Onyx, se non recuperiamo quella da Helga. Il mondo rischia di finire, non abbiamo neanche più il portale per andare nel futuro. Vuoi questo? Neve non risponde. No, Neve non risponde perché non è più confusa di Ugo al momento. Sta mettendo il proncio. Esatto. Niente, Io stiamo ufficialmente guardo. giocando a Monster Hearts con Io guardo Sir Fortress e dico: Avuto una giornata difficile. una gemma l'hai recuperata. E senz'altro contro la fatta di Onyx hai più speranze tu. Noi possiamo cercare di infiltrarci nell'accampamento di Helga e rubargliela. Quindi sì. Ora ci siamo persi, ma tornare indietro siamo capaci. Se Credo. lo dici tu. Senz'altro non possiamo fare noi il contrario. Non possiamo Ok. andare noi a Vrymouth a prendere la gemma smeraldo da Onyx. Ma chi è che aveva visto il nuovo prescelto morire soffocato? Neve. No. Io non so un cazzo, io so soltanto Eh no, che lei esatto, ha la neanche gemma. io. Lei
io non so neanche, cioè lo so adesso perché me l'avete... Dici qualcosa riguardo al tuo sogno, Neve, o continui a mettere il broncio? No, quello che dovevo dire ho già detto, cioè che c'era Onyx che stava prendendo la pietra e non ho intenzione di andare a... Non dici niente, non hai scelto? A dettagliare. Ok. Cosa dovrei dire sul prescelto? Lui sa già tutto. Non sa che lo stava uccidendo Onyx. Ma scusa, gli ho appena... è Marco che ha messo il broncio o è... Neve. No, io stavo facendo dell'altro. Ma neanche Neve ha messo il broncio. Però Neve si sente presa in giro assolutamente. Cioè, siamo là, oh, dagli la pietra, dagliele tutte e due. Adesso siamo da qua. No, aspetta, dobbiamo andare a prendere la pietra. Diciamo che Neve è un attimo... Diciamo che lui ci ha convinto in qualche modo che ha senso perpetrare la sua causa. Allora, Neve non è assolutamente convinta e si sente presa in giro e sente sempre più che la sua causa è una cosa che non la riguarda più. Però... Dico, Neve, come mai non... se non aiutiamo i cercatori, i seguaci di Belial faranno scomparire nel mondo. Non avevano neanche più il portale per andare in salvo. Allora, ignorando il Don Fortescue, che ormai è una cosa, e il Monster Art tra me e te, tra i nostri due personaggi, allora ti dico, ma, cioè, prima mi dicevi che dovevamo nasconderci a loro, fregarli, dare le gemme a Helga. Adesso mi dici che dobbiamo dare, adesso sei convinta che, quando te lo dicevo io, che i cercatori erano dalla nostra parte, allora non andava bene. Ho sbagliato. Ah, ha sbagliato! Adesso ha sbagliato! E io faccio la figura della scema e adesso hai sbagliato! Che tipo Ugo e Don Fortesque, tipo così. Esatto. L'avevo convinta io che era sbagliato. Esatto, quindi... Comunque, Don Fortesque ti guarda deluso. Comunque tu hai voluto dare solo una gemma a Helga che poteva uccidermi. Quindi di me a te non importa niente. No, tu non hai capito. Io a me importa tantissimo. Importa solo metà delle gemme che avevi. Don Fortesque vi interrompe e dice: non ho tempo per queste bambinate. Scusate se vi ho chiesto aiuto, ci penso io. Andate dove dovete andare. Prende la gemma rossa e fa per andare da Helga a prendersi anche quello blu. Io dico no, vai subito a Vrymouth, non c'è tempo. Lui ti dice: se non posso contare su di voi, cosa devo fare? E vi gira le spalle e continua ad andare. Io guardo Neve e dico: dobbiamo andare noi allora a Vrymouth. Io seguo. Cosa intendi fare ora? Stare qua a aspettare che il mondo finisca? Sì, faccio io. Non ti guardo negli occhi e dico... Cioè, il mondo ha veramente bisogno di noi. Mi sembra di essere inutile. Non siamo inutili. Lui sta sprecando un'intera giornata a cercare di rubare dall'accampamento armato degli oscuri una delle gemme. Nel frattempo Onyx si è impossessata di un'altra. Più tempo rimane con la gemma e peggio è. Quando arriveremo là troveremo Onyx che ci dice: ah, siete degli sciocchi se pensate di contrastarmi. Prenderà la gemma, ci prenderà a calci in culo. E poi arriverà di nuovo Sir Fortescue che dirà: ah, bambini, andate a fare le vostre cose che ci pensiamo noi. Fortescue è andato via già. Fortescue è rotto i coglioni un quarto d'ora fa. Sì. Quindi è andato via e all'orizzonte. Allora io dico: c'è una cosa che non vi ho detto. Tiro fuori la spada e faccio vedere che ficcata dentro l'Elsa c'è un frammento della gemma viola. Dico, ne ho ancora una io.
Con questa forse posso contrastare Onyx. Io e lei abbiamo un conto in sospeso. E andiamo. No, faccio sì con la testa e non rispondo. Io mi giro e mi incammino verso la direzione di Nuova Ala, più o meno. Sperando che mi seguiate. Ok. Chiaramente, se Sir Fortesque va a mettere a ferro e fuoco l'accampamento dei... E mi sa che avanzano delle robe. Esatto. Innanzitutto, prima conseguenza più tangibile è che Helga non può organizzare il trasporto per voi. Vabbè, quella eravamo già a metà strada per andare. Sono i saggi, ci sono gli oscuri. Beh, oddio, ci sono stati anche gli oscuri lì, però. In secondo luogo, la faccenda della guerra tra le fazioni avanza, anche se non come ci eravamo aspettati. Cosa segno? Allora, dove sono i fronti? Pagina 8. Intanto dimmi se anche i visir aumentano, perché effettivamente è passato un po' di tempo, magari i templi riesce a farli Onyx. Ma... Oppure ha completato il rituale, perché effettivamente non l'hanno fatto. Avete buttato un sacco di tempo in sta cosa. Penso che sorgano templi di Belial in ogni città. E Onyx ha pure completato il rituale di ascensione? Lo completa se prende la pietra verde. Ok, quindi non l'ha ancora fatto. Invece dell'ultimo pericolo? L'ultimo pericolo, io direi che questo è l'incidente diplomatico fra le fazioni. Ok, poi probabilmente i portenti cambieranno dopo. Mm-hmm. Però questo ci sta come incidente diplomatico, anche se non era come l'avevamo immaginato. In realtà è l'incidente tra il cercatore di luce e gli oscuri, che poi spingerà gli oscuri a fare l'alleanza con i saggi. Esatto. Quindi ci sta, esatto. Mm-hmm. Sono 12 ore che stiamo giocando. Yeah! Siamo a metà. Okay. Wow. Sì. Allora. Wow. Dicevamo, quindi abbiamo avanzato i Green Portent. Volete fare la sezione? Non è successo molto. Non è successo un cazzo, quindi andiamo ancora avanti. Andiamo avanti. Che sarebbe zero esperienza, tipo. Mm-hmm. Ok. Dimmi se vuoi fare il viaggio pericoloso per andare a Nuova Ala. No. Ormai... Cioè, ci ha dato le indicazioni lui, dici, okay. Ci ha dato le indicazioni. Poi si è fatto chiaro. Mm-hmm. Arriviamo in questo... Il terreno da Wasteland inizia a diventare più macchia mediterranea. Mm-hmm. Seguiamo la costa e vediamo Nuova Ala con la grossa torre d'avorio che sbuca, immagino. Esatto. Sì. E quando arrivate a Nuova Ala... Quindi siete lì. Devi tirare la mossa, Hugo, quando arrivi in un nuovo insediamento. Un nuovo settlement. C'è qualcuno che mi ha... Che mi... E ti tira io? Può ospitare. No, c'è la parte di Ratta. E poi c'è anche il Bardic Lore per capire se... Su Gods and Servant, se vuoi, per capire se le fazioni si sono... Boh, non so, tipo sono shiftate. Mm-hmm. Se... E non devo tirare. E quando ritorno su un posto civilizzato che ho visitato prima, di al Game Master, quando sei stato qua prima, io ti direi che no, che sono stato prima, la prima volta che sei a Nuova Ala. Il portale. Esatto. Ok. Ok, allora, siamo arrivati a Nuova Ala, giusto? Mm-hmm. Yes. Io dico a Hugo, controlla se trovi qualcuno degli oscuri che ci può aiutare a raggiungere Braymouth. Sei tu il nostro contatto. Mm.
Devo tirare qualcosa per la razza, per la mossa di razza o no? Cosa dice? Di razza. Perché in realtà la mia mossa di razza dice: quando entri in un, un settlement civilizzato, qualcuno che rispetta la, l'ospitalità ai bardi ti prenderà come ospite. Possiamo modificarla come tipo che siano gli oscuri, magari. Invece no, di, perché comunque considera che gli abbiamo messo che come credenza gli Aedi sono sempre rispettati. Ah, ok. La credenza era. È vero. Sono sacre e inviolabili. Sono sacre e inviolabili, quindi effettivamente uno che rispetta la, la tradizione lo trovi. Direi che andiamo in una prima, boh, in una prima locanda. E saluto. Forse mi conoscono anche qui, perché alla fine, una volta uscito dal, cioè, era zona di oscuri, quindi ero, un, ero la prima persona che è uscita dal portale, che è tornata. Quindi magari mi conoscono anche per nome, mentre prima, come si chiama il posto dei visi, non mi conoscevano. Sì, infatti. Quindi qua magari mi riconoscono a vista, come dire. Sono un po' cambiato, ma... E... Cosa chiediamo? Chiediamo un posto, una nave? No. Servirebbe il passaggio a Vreymouth. Sì, un trasporto, esatto. Che va a Vreymouth. Anche perché è proprio... oddio, devono fare un po' di strada, perché fanno prima Concordia e poi Vreymouth, però... se andiamo verso il porto, in una locanda del porto, vado dal locandiere e chiedo... ciao, oste, nome casuale che conosco. Qualche nuovo viaggio per Vreymouth? Lui ti dice: un sacco di gente vuole andare a Vreymouth ultimamente. Curioso. Io gli chiedo: hai sentito qualche voce, qualcosa? Come mai? Qualcuno ha detto perché? Va a sapere, so soltanto che non sei la prima persona che mi fa questa domanda negli ultimi tempi. Un sacco di membri di diversi gruppi sembrano attirati da quel posto. O ti guarda e ti chiede: è pericoloso? Sta succedendo qualcosa? Io lo guardo e gli dico: beh, come avrei potuto vedere forse, o comunque te lo dico così in confidenza, il portale si è chiuso lì. Ok, e questo significa che bisogna andare tutti a Vreymouth? C'è un nuovo portale? No, secondo me semplicemente la gente sta perdendo un po' interesse qui e quindi stanno tornando a casa. Lui ti dice: navi ce n'è, insomma. Il problema è sempre quello. Potete pagare il viaggio? Io gli chiedo: hai mica un nome che può aiutarci per molto poco? E posso provare a tirare per fare... se vuoi, per cosa? Per vedere se troviamo una nave. Ah, per mettere in giro la voce che cercate qualcuno. Sì. Ah, vai. Recruta più zero, perché come al solito non avevo niente da offrire. A meno che non mi consenti il fatto che sono un bardo ben visto, ma... Ma l'unica cosa... Boh, poi vi dirò, vai. Ok, allora... Cosa devo tirare? Due dadi da sei. Più uno, se paghiamo generosamente, no. Due, se gli diciamo cosa stiamo andando a fare lì, e un altro se gli promettiamo una parte di quello che troveremo lì, e più uno addizionale se abbiamo una buona reputazione da queste parti. Ok, magari lui la buona reputazione ce l'ha, quindi... Cioè, quindi più uno, non gli diciamo al resto, quindi vabbè. Due. 2, 6, 8 e 1, 9. Con 9 ci dà una cosa peggiore oppure la rifiutiamo?
Ok. Lui ti dice, c'erei il mercante che avrebbe bisogno di guardie del corpo. Siete disposti ad avere a che fare con di stare su una nave che è una calamita per i pirati? Mi giro verso Dusa, la guardo e Io dico, dico e ho combattuto contro gente peggiore. sì, penso che si può fare. Sai quando parte? Lui si dice, parlatene con lui. Grazie. Poi ti chiedo, c'è qualcosa di nuovo qui in città? Perché mi sembra che ci sia un'aria strana. Cosa ti riferisci? Il Intendo come per chiedergli le differenze che ci sono blocco da tempio quando nero sono. che è sorto qua dietro, Esatto, tipo tipo, sai, quella ziggurat tempio dove enorme si piena di suicidano tutti. crepuscolanti, no. No, lui ti dice, sono quelle navi nere da Andor. All'inizio sembravano dei predicatori folli. Non è che qualcuno gli desse veramente retta, ma ho sentito di la gente si sta organizzando, stanno riuscendo a convincere molti che l'unico modo di superare le avversità della vita sia evitarle del tutto. E gli dico, ok, cerca di non caderci anche tu. E boh, usciamo, andiamo verso il mercante. Re il mercante lo trovate al porto che tratta per un ricco tappeto esotico, è incredibilmente grasso, incredibilmente con vesti incredibilmente ricche, hai ciondoloni d'oro al collo. Parla con voce suadente e delicata. E lo vedete che sta dicendo al cliente. Lei non capisce se le facessi il prezzo che le chiede sarebbe un affronto nei confronti del sovrano che mi ha donato questo tappeto. Non posso svalutare un simile oggetto così tanto. E la persona guarda il tappeto con desiderio e poi seccata allunga un grosso sacchetto di monete a Ray. Mentre lui si allontana, c'è Ray che dice compiaciuto. Il re dell'omelette di Concordia sarà contento. Io Faccio avanti. ridacchiando quando ho sentito quando lui si vanta un po', gli faccio un ottimo affare, mi sembra di aver capito. E lui ti Ma dice, nel mio mondo non esiste un altro tipo di affari. Come posso aiutarlo? allora sarà un buon affare anche quello che farai con noi. Faccio Lui. vedere la mia spada che si allunga e si ritrae dicendo vogliamo farti la guardia del corpo. So che devi fare un viaggio lungo a Braemouth. Le cose, cioè, la tratta è molto lunga, ci sono un sacco di pirati in giro. Ok. Lui mi guarda con fare dubbioso, come se stesse guardando una merce fallata, e dice. Sì, potete provare, ma io ve lo dico, la paga dipenderà dalla qualità del servizio. Non so. Ci interessa solo arrivare No, a Raymouth. la paga sarà. Vedi che il nostro servizio sarà più che necessario. La paga. Ci Sì, guadagneremo adeguato. quella paga.
adeguato, sì, non dice cosa. Ci basta il vitto sulla nave. No, se ci dà 4 soldi, va meglio. Una volta non dobbiamo fare i pettacchini. Ero qua che ascoltavo, ho detto no, dai che ti danno dei soldi. Dobbiamo tornarci qua dopo. Il motto è, dovete remare con i remi nel culo, ok? Va bene, tirate il danno. Chiaro che facciamo così, quando tu, il primo che ti dice, posso pagarti, ma vi pagherò poco, no grazie, ci basta mangiare. Ok, no, non ascolti, infatti tutti tipo, no, metto la mano in bocca, ok. Sapremo guadagnarci la paga. Ok. Non vi metto alla prova, non vi metto un inutile combattimento in mezzo. C'è, però è nella puntata filler. Esatto. L'hanno mandato in onda, sì. Sì. Beh, tra le due stagioni. Tra le due stagioni, quando c'era lo sciopero degli scrittori. Ok. Cos'è stato nel 2017? Com'è? Lo sciopero. Cos'hai detto? No, stavo ripensando a qualche anno è stato lo sciopero degli sceneggiatori. 2013? 13. Mi è venuto c'era giro. Ancora Lost. Ah, c'è stato lo sciopero di... Stica. Ok. Lui dice partiremo in serata per evitare traffico. Ok. Che bollino nero, se no oggi. Visto che andando vai mouse. C'è troppi semafori. Fare partenze intelligenti. Partiremo alle 3 di mattina. Ok, quindi siete in alto mare. Ok, andata. Siete in alto mare e chiaramente facciamo così. Incontro casuale, via. Cazzo. Ma non c'era sulla mappa, non si poteva evitare. Ma fare il viaggio per il Lowe's. No, è la battaglia in mare obbligatoria. Allora, tirate un di 10. Tira tu. Vai, Filippo. Marco. Non ho una tabella, semplicemente il numero mi ispirerà. È uscito 2. 2, ok. Secondo voi 2 fa più pirati, arpie o kraken? Kraken. Però kraken direi 1. Sirene direi 2. Sirene. Dipende che scala è. 2 è Cariddi. Sì. Cariddi. Ma Cariddi contro Cariddi non ci combatti. Prima volta che troviamo uno che ci paga la il nave, cosi i Polifemo e i muflioni, come si chiamano? I ciclopi. Ciclopi, non lo so, se voi prendete cose su quella, cioè, noi stiamo parlando di creature che sono note per il fatto che non potevano essere sconfitte con la forza. Beh, è il Kraken, cioè non è che col Kraken ci fai. Ma mazzolare il Kraken è un trope del genere, voglio dire. Considera che siamo verso i mari del nord, quindi hai robe glaciali fredde nordiche come incontro. Ok, dai. Un volatile, dai. Un enorme... Non saprei. Ma sì. Un Kraken un volante. Gigante. Com'è? Un Kraken volante. Ok, sì, sentite un urlo acuto in distanza e questo enorme donna con ali al posto delle braccia e piume invece dei peli e pelle sta planando su di voi ed è pronta ad attaccarvi. Ray si va a nascondere sotto coperta e vi urla: guadagnatevi la pagnotta. Ok. E dunque,
Quanto distante è? Ma lei come portata al momento è Reach, credo. Non è Far? Perché... Reach è ottimo. Allungo la mia frusta che diventa Reach e salto e le tiro una frustata in aria. Ok, poi hack and slash. Ok. La hackero. Ho fatto... 7. Ok. Ci scappiamo un danno. Sì, fammi vedere che... Io ho detto tanto... arpia così, ma non è che ho guardato quanto danno possa avere. Io tiro il mio danno, ok? Mm-hmm. Vediamo, un po' se... vediamo se c'è il mostro pronto dell'arpia. Ho fatto 3 comunque di danno, il minimo possibile. Bravissimo. Bravissimo. Anguilla? No, aspetta, sono un abitatore delle paludi. Perché non c'è? No? Ho cercato Harpy e non c'è. Ma trova qualcosa magari vicino. No, non c'è. Ok. Ok. Non c'è qualcosa di simile tipo... Pensa che ricordo. C'era il Kraken. Il Kraken c'era. Vuoi la chimera? L'arpia... E l'arpia si trasforma in un Kraken. Allora, eccoci qua. E da solo fa un di 10 danni a 12 punti ferita. E... grande come un carro, quindi 4, quindi diventano 16 punti ferita e più 1 danni. La sua difesa più importante è cuoio per l'espessa a 1 armatura. Io ho 2 danni. Esatto, ed è lesto a corto a colpire, più 1 penetrazione. E questo è fatto. Quindi mi fa un dado da 10 più 1 ignora, e mi ignora l'armatura perché c'ho armatura 1, giusto? Mm-hmm. Io gli ho fatto 2 danni in tutto perché c'ho armatura 1. Quanti mm-hmm. punti ferita c'ha? 12. 12 più 4, 16. 16, ne ho fatti 2. E lui, lei me ne fa... me ne ha fatti 9. Madonna. Wow. Non male. Mi conviene aiutarlo. Sì, esatto. La domanda è, l'hai arpionata e quindi è raggiungibile anche dalle persone normali o dobbiamo cercare un arco? Sì, cioè... direi che sei riuscita a trascinarla a terra. Io l'ho trafitta, lei mi ha... con che cosa mi ha fatto male? Tu l'hai attirata a te e lei praticamente... lei mi ha... lei ti è atterrata addosso con gli artigli, quindi è sul ponte della nave. È sopra, è sopra a Dusa. Sopra Dusa, sul ponte della nave, potete fare quello che volete. Allora, io immagino di avere qualcosa con cui colpirla, può essere un enorme bastone. Ma non hai le tue braccia demoniache, scusa? Sì, ma le mie braccia demoniache funzionano, che mi danno quando piercing alle cose. Esatto, vai, perché la spada è lunga. E la spada lunga, cosa vuoi? Non è che ho la spada lunga. Long sword. No, è mia. Ah no, quella neve, scusa. Esatto. Tu non hai armi, mi stai dicendo? È possibile? Certo che no. Io prendo le cose intorno a me come armi. Esatto. Posso prendere tipo... Ma non è possibile che tu abbia soltanto 2 robe? Sì. Non hai armi? Vabbè, vado io intanto, dai. Con esatto. Ma posso prendere anche tipo un manganello, qualcosa che guadagna piercing? Ma poi ci sarà qualcosa lì sulla nave. Siamo su una nave, ce le hai cose, hai le lance che si usa per tirare. Un arpione, esatto. Tipo, esatto. Hai remi, hai... Ah, ma un arpione ci sarà, infatti. E lo attacco alle spalle per cercare di tirarlo via da Dusa. Ok, vai. Quindi siccome sei alle spalle fai il tuo danno e basta. E il mio... Ah, ok. Io ho piercing 2 e tra l'altro dice... No, dice perché è il... Cioè le armi demoniache. Esatto. Quindi ignora l'armatura. Mm-hmm. Quindi il mio danno è un D6. No. Sì. Vedere. Sì, un D6. 1. Aspetta che pulisco. 6 mi va 8 danni. Hai più 2 piercing, quindi non ha l'armatura. Ok, Neve, curi di Dusa o attacchi?
L'arpia cosa fa quando viene arpionata da dietro? Quando viene arpionata da dietro emette il suo strillo e cerca di vincolarsi. Mi fate un tiro di affrontare il pericolo su costituzione per non venire storditi dallo strillo dell'arpia. Ok, tiro prima io. Vai. Ho fatto 7 più 1, 8. Ok, gli altri? Vado io. Vai Nicola. 7 più 1, 8 anch'io. Mm-hmm. Ok, io faccio 5 più 1, 6. Esperienza però. Esatto. Ok, quindi tu salti il turno, okay. Neve, e gli altri due portano un meno 1 al tiro. Avevo un meno 1 prossimo, ok. Mm-hmm. Quindi fa l'arpia di nuovo? Sì, l'arpia si sgancia da Dusa e si avventa su Ugo. Provo a proteggerlo, mm-hmm. perché lei è ancora agganciata con la spada, cerco di tenerla. Se tu hai 9 danni. Eh? Tu hai 9 danni. Ma sono il tank. Sono il tank. Ok, quanti allora, PF hai? 16, ma no, ma c'è la mossa difendere, posso fare le prese per fare cose, eh? Ah, ok. Tiro difendere. Ho fatto 8, ho una presa e con questa presa do un più 1 a Ugo. Ok. Cioè, Ugo, fai in modo da darti un attimo di sì, per farti fai hack and slash con l'arpia. Quindi c'hai, ti tolgo il meno 1 che avevi per lui. Tolgo il meno 1 in forza. Esatto. Quindi tiro 2 di 6. Clear. Cinque, 10. Beh. Ok. Quindi scegliere se non subire i suoi danni o subirli ma fare più un dado da 6. No, non subisco danni. Ok, quindi fai faccio i miei standard, tipo, sì. Quindi più il 2, quindi 1 di 6, 1 più i 2, quindi 3. No. Piercing vuol dire che ignora l'armatura, eh? Piercing vuol dire che se lei è armatura... Come in questo caso, cioè tu avresti fatto 0, ma così fai comunque 1. Ah, ok. Va a 9. Ok, a posto, posto. Ah, più 2 piercing è inteso come ignori 2 punti armatura. Esatto, lei ne aveva una di armatura e quindi, ok. Ok. Tocca di nuovo a... A me? No, a Neve. Sì, perché ho saltato prima, vero? Sì, ok. Sì. Allora, come siete messi a punti ferita? Io sono salito. 16, lui 19, lui è al massimo. Lui è anche a posto. Vengo vicino e ti tocco per curarti. Ok. Tiro 1 di 8. Uno. Ah, probabile. No, va anche bene. 7. Recuperi 7 punti ferita. Quindi da 16 vado a 7, 23. Okay. Cosa succede? Direi che l'arpia lancia di nuovo il suo urlo. Ok, quindi rifacciamo su costituzione, giusto? Mm-hmm. Io faccio 2. Ho fatto in tutto 10. Alla grande. Ok, vado io. Io ho fatto in tutto 10. Ok. Adesso io farò 2 e un sacco di esperienza. 2. No, ho fatto 8 e 1, 9. Quindi tu porti meno 1 prossimo, gli esatto. Altri 2 rimangono... Non hanno nessun effetto. L'arpia ha sprecato il suo turno per
il suo urlo ne tocca per riallungo la, anzi accorcio la spada e le salto dietro per cercare di finirla. Hacco. Io potrei aiutarti se serve, tenendo fermo l'arpione, tipo, cioè nel senso, allora, avendo l'arpione impiantato su di lei. Ho fatto 7, quindi è inutile che mi aiuti. E allora? Ci scambiamo i danni. Ok, vai. Scambiamo i danni, io di danni le faccio 8 meno 1, 7, quindi lei da 9 va a 16, morendo, mentre lei mi fa, abbiamo detto, 10 più 1. Un di 10 più 1. 7. Quindi da 13. Allora. Torno a 16. Mi fa ancora. È morto, cioè è elevata a 16 in questo modo, però. Ok. E niente, lei dopo averti inflitto l'ultima artigliata si accascia al suolo. La lutto, le lutto il culo. Come funziona questa cosa? Cioè, i mostri hanno le gemme nel culo, come nei videogiochi? No, magari c'ha delle penne particolari che posso vendere. Quello che volevo dire io, appunto, era che esce Rei da sotto coperta. E fregandosi le mani vi dice: ottimo lavoro, non avete idea di quanto valgano le piume di questa bestiaccia. Come funziona i tiri per i... Ah, qua, il treasure dice... Allora, non è un hoarder, non è magico, non è divino, non è plane, non è lord over others, non è antico. Non hai modificatori, quindi devi soltanto tirare un di 10. Tiro un di 10. Ok. Mm-hmm. 8. Con 8... Un piccolo oggetto di grande valore. Allora, le penne, quindi... Pari a 2 di 6%. Quindi, okay, quindi penne da valore di 600. Ok, quindi lui vi dà due piume a testa. Rei, e gli dice: e queste sono per le spese dell'infermeria. Abbiamo quindi 200 monete a testa, segnatevele. Io mi tengo anche l'arpione. Io ho un'arma e questo lo tengo io. È mio adesso. Okay. Se il viaggio va avanti, faccio la mossa per riposare, che è recover, non fare altro ma riposare in sicurezza. Direi che un incontro casuale è più che sufficiente. Dice: dopo un giorno di riposo recupero tutti gli HP. Quindi... E io come faccio a recuperare la mia confusione? Ti servono 3 giorni di riposo. La mossa di neve. Oh, mossa di neve. Intanto recuperi tutti gli HP, anche neve va a 20. Mossa di neve come funziona? Tiro e posso curare un disease, mi pare. Aspetta che guardi. Però potrebbero esserci catastrofi, sì, giusto? Certo, potrebbe andare male. No, ma io riposo, cioè nel senso... Va bene, quanto dura il viaggio? Perché magari a posto fare... senza tirare. Quanti giorni durano il viaggio, scusa, esatto? 3 giorni di viaggio in nave credo che sia sufficiente. E allora si cura anche la debilities. Sì. Anche perché per ogni 2 giorni di riposo. Te la curi. Avete raggiunto il save point. Ok. Possiamo quindi finire la sessione. Sì. Allora, sessione finita. Prima di tutto facciamo i buy bond. Poi non ha più senso che Neve una volta era mia nemica, ma ora ci siamo riconciliate. No, puoi toglierlo. Neve piuttosto dico
Neve ha perso la voglia di lottare, gliela ridarò. Poi? Allora, facciamo tutti quanti i legami prima, eh? Sì. Ok, allora Neve mi ha detto un segreto del tizio che viaggia nel tempo, direi che l'ho visto da solo. Per cui... E quindi è risolto. E mentre fate i bond, tanto io l'allenamento io non l'ho fatto perché era distruggere qualcosa di bello e non l'ho fatto, vado in bagno. Ma se io avevo fatto prima l'allenamento, dovevo cambiarlo? No, l'allenamento resta sempre quello. Ok, a posto. Scegli tu a fine sessione, tra due sessioni, se cambiarlo. Ok. Devo fare un nuovo legame con Neve. Con Neve. Allora, cosa abbiamo visto nell'ultima sessione? Abbiamo visto che ti sei un po' scazzata della cosa. Sì, allora l'ha già messo lui. Vedi se vuoi mettere qualcosa, se ti interessa esplorarlo anche te, se no metti dell'altro. Ci penso, fammi pensare. Ok. Vediamo cosa ho qua, giusto per capire se è qualcosa che può essere utile. E intanto vado sul mio. Allora, ho contrastato le autorità, il potere delle autorità sulle mie azioni e direi che l'ho fatto prima contro Coso e contro l'altro. Esatto, per cui prendo esperienza lì. E poi per quanto riguarda i bonds, allora quello di Lugo è stato toccato, non lo tengo ancora, che vediamo, non ho ancora esplorato. C'è qualcosa di anomalo nel mio rapporto con Dusa, boh, vediamo. Share secret. Oh, ok, cambio questo qua, che è, ho condiviso i segreti della mia devozione con Dusa e direi che l'ho esplorato a sufficienza e lo cambio. Voglio scoprire cosa cerca Dusa. Ok, per cui due esperienze. Poi abbiamo, cosa c'erano le domande dopo? Sì. Ok. Allora, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo sul mondo. Beh, avete avuto quelle visioni inizio sessione, sì. Tutti quanti. Ah, è vero, sì. Abbiamo sconfitto un mostro memorabile, oddio. La spia. Ok. Non è il Kraken. Ho trovato un grosso tesoro, no. Quindi 2 su 3. Io penso di aver fatto un altro avanzamento loro, perché sono manca uno per fare l'avanzamento. Ho fatto l'avanzamento anch'io. Suoniamo il funghetto. Doppio funghetto. Yay. Devo andare a cercare. Ricordatemi di aumentare anche una stats. Sì, grazie. Ah, bravo. Uno su 10, livello 3. Aumentiamo una stats. Cosa uso? Uso Constitution, Wisdom. Alziamo Wisdom. 17.
Anche se potevo votare, no, porto l'intelligenza a 0, dai. 16, torna qua e l'intelligenza mettiamo a 9, così vado a 0 e non ho più il malus. Zero. Ok. L'avanzamento, dobbiamo scegliere una mossa. Wow, sarebbe da andare, perché qua ogni avanzamento posso anche scegliere mosse da altre specialità dell'avventuriero o anche da altri archetipi, diventa troppo complesso qua. Mi Sceglierò da comincia a quelli che ho già. diventare troppo vasta la scelta, vasta. Se no, diventa, no, non ti sto più dietro. Ci sta. Prenderò a little help from my friends. Quando aiuto con successo qualcuno, prendo più uno forward. Carina. Poco utile, ma carina. E la metterò qua di lato perché tanto non mi sto più. Ok, prendo. Ma adesso ci divertiamo. Nature's Fury. Che in pratica quando uso gli elementi per infliggere danno tiro con un D10 invece che un D4. Quindi fa catastrofi più grosse. Esatto, è quello che pensavo anch'io. Ah, sono a livello 3 adesso, quindi no. Ctrl V, ok. Io vado un secondo in bagno. Sì. Yes. Interrompo la registrazione e ripartiamo dopo. C'è bisogno di rivedere, non credo ci sia bisogno di rivedere i fronti. No, al massimo prova davanti i portenti. Fa Sì, quello sì. il primo viaggio in mare. Non hai di fretta di mandare avanti i portenti? Allora, vediamo un po'. Beh, l'alleanza segreta tra gli oscuri e i saggi della Torre d'Avorio, può essere. Ok, il Onyx ha completato il rituale di ascensione. No, perché stiamo andando adesso per fermarlo. Sono andato a vederla, insomma, mi sembra poco leale. Cioè, lui ha proprio detto, non lo fa a meno che non ci andate, cioè, lo fa a meno che non ci andate proprio subito. E quindi più veloce di così era impossibile. I suicidi di massa, finché lei non fa l'ascensione, è un po' difficile che ci siano. Vero. Quindi, più che altro, tra un po' c'è la rappresa dei cercatori di luce che hanno una gemma. Quindi, probabilmente, gliela rubano e ora gli oscuri ci odiano. Esatto. No, ora, i cercatori hanno due gemme, i cercatori di luce. Hanno due gemme, quindi Quella faranno una. rossa e quella blu. Ora hanno fatto l'alleanza segreta, sono due fazioni contro una, gli ciulleranno le gemme e ci odiano. E se noi riusciamo ad avere quella verde, eravamo anche noi due. Cioè, molto probabilmente nel tempo che ci mettiamo a recuperare da Onyx la gemma verde, loro fanno la rappresa da contro i cercatori di luce e gli rubano le gemme che magari diventano una dei saggi e una degli oscuri. E lì è proprio ciao, ciaone. La gente sta riprendendo a guardare il mio podcast, anche se non lo aggiorno da quasi un mese. Simpatico. Che cosa strana. Pubblicità Ma magari hai fatto pubblicità da qualche parte. No, no, l'ho completamente tralasciato. Ho una puntata scritta, ma non ho voglia di registrare. Voi Magari l'avete era la ascoltata? parte più facile. Voi l'avete ascoltato? Sì, no,
Boh. Mi sembrava di averlo ascoltato quando ce l'hai pubblicizzato subito. Ho ascoltato, mi sembra, il tuo e quello di Antonio Amato, ma è stato ancora diverso tempo fa, so che lavoravo ancora. Ci sono. Yeah. Io comincio ad avere sonnino. No, lo stiamo perdendo. C'è uno spettatore. Chi sei? Allora, tu spettatore, possiamo tirarti su e poi giocare. Tra l'altro, tutte le anteprime che compaiono, che vedo su Facebook della nostra giocata, ci sei tu ridotto sempre peggio. In una ti stavi strizzando l'occhio, in un'altra ti stai, Roberto, prendendo i capelli così. In una è... No, se vuoi vai a dormire, ti do il cambio. No, facciamo ancora una sessione. Okay. Verso l'una, le due. Ci sta. Allora, aspetta che spengo.